Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Sorelle e fratelli carissimi, buona domenica a tutti. Avevamo lasciato Gesù insieme con i suoi discepoli tornati dalla missione mentre cercavano un luogo in disparte per potersi riposare. Quando arrivarono in quel luogo che avevano scelto, però, trovarono una moltitudine di gente, tante persone che avevano immaginato il punto dove loro si sarebbero recati e li avevano preceduti. Gesù, alzando gli occhi su questa gente, vedendo i loro bisogni e le loro necessità, si accorge che erano come pecore senza pastore e perciò si mise ad insegnare loro molte cose. Il primo pane che offre alla moltitudine Gesù è il pane della parola, ma dopo, a fine della giornata, si accorge che quelle persone hanno bisogno anche del pane materiale e perciò si pone anche questo problema. Lo condivide con i suoi discepoli e cerca di risolverlo. Questo è il luogo in cui la parola di Dio di oggi ci fa trovare. Non lo leggiamo dal Vangelo di Marco, ma da quello di Giovanni, che ci accompagnerà per 5 domeniche consecutive. Il Vangelo di Giovanni fa anch'esso riferimento a questo luogo, alla folla, ai bisogni della folla, e ci dà 2 particolari. Il primo: era vicina la Pasqua dei Giudei. Il secondo: Gesù salì sul monte. Questi 2 particolari sono molto importanti perché ci fanno capire che l'episodio raccontato oggi dal Vangelo di Giovanni è un episodio che ha a che fare con la dimensione pasquale della nostra vita e con la regola del mondo nuovo, che è la regola delle beatitudini. Gesù quindi è come un nuovo Mosè che libera il popolo degli ebrei dalla schiavitù degli egiziani e li accompagna alla terra della libertà, la terra dove scorre latte e miele, e che sale sul monte per incontrarsi con il Signore e ricevere la sua legge, le sue 10 parole. Gesù, quindi, dopo aver insegnato, chiede agli apostoli di soddisfare
la fame dello stomaco di queste persone e in modo simbolico tutte le esigenze materiali e psicologiche che ogni persona, che l'umanità intera ha. Di fronte a questo bisogno, gli apostoli suggeriscono due soluzioni. La prima la suggerisce Filippo, la seconda un altro discepolo, non nel Vangelo di Giovanni ma in quello di Luca. Qual è la soluzione proposta da Filippo? 200 denari di pane non basterebbero a dare nemmeno un pezzettino ciascuno. La logica di Filippo è la logica del mercato, la logica dell'acquistare e del vendere, la logica del commercio, la soluzione dell'economia quindi. Ma lui stesso si rende conto che non si può fare, perché 200 denari, lo stipendio di 7 mesi di un operaio al tempo di Gesù, non sarebbe stato sufficiente. E che la logica del mercato non è una logica che risolve i problemi, lo sappiamo tutti quanti per esperienza personale. Il mercato favorisce alcuni e calpesta altri. Fa diventare ricchi alcuni e fa diventare moltissimi sempre più poveri. Il mercato spesso non rispetta nemmeno il creato, nemmeno l'ambiente. Possiamo fare un piccolissimo esempio dal tempo del coronavirus che stiamo vivendo. Una mascherina che tutti quanti abbiamo imparato a conoscere, prima del coronavirus costava meno di 5 centesimi, te la regalavano. Con il coronavirus, specialmente all'inizio, le mascherine sono arrivate a costare 5 euro, 10 euro. Il mercato fa approfittare, il mercato non guarda le persone, il mercato guarda il profitto. La soluzione proposta da Filippo è una soluzione che ci lascia nel paese della schiavitù, nel paese dove vince l'egoismo, l'interesse personale, dove non si guardano in faccia le persone ma soltanto i propri interessi e le proprie tasche. Un'altra soluzione proposta nel Vangelo di Luca quale era? Venuta la sera, alcuni discepoli dicono a Gesù: lasciali andare, ognuno risolva il problema per conto suo, ognuno si arrangi, ognuno pensi per sé. Ma anche questa logica Gesù la boccia, perché anche questa è logica della terra di schiavitù. Anche questa logica, la logica di questa soluzione dell'arrangiarsi, non guarda in faccia le persone, non le considera come figli di Dio e come nostri fratelli. È una logica che risponde anch'essa all'egoismo, all'interesse personale, alle passioni individuali. Fra l'altro, questa seconda soluzione sbagliata è sbagliata anche per un altro motivo, perché è come se gli apostoli dicessero a Gesù: da noi le persone devono venire per sentire le prediche, devono venire per sentire semplicemente la parola di Dio, alle cose materiali, alle cose umane, ci devono pensare loro. Gesù dice: noi dobbiamo farci carico della persona nella sua interezza, dobbiamo farci carico di ogni creatura così come essa è, nel suo corpo, nella sua mente, nel suo cuore, nella sua volontà, nella sua anima. C'è a questo punto un altro apostolo, Andrea, il fratello di Simon Pietro, che propone una ulteriore soluzione. C'è qui un ragazzo, ha 5 pani e 2 pesci, però immediatamente si rende conto di aver detto una cosa impossibile. Cos'è questo per tanta gente? E invece Gesù, alla proposta di Andrea, dà un ordine che sembra non entrarci nulla: fateli sedere. Anzi, il testo greco dice fateli sdraiare. Gesù li invita a sedere sdraiati, così come gli ebrei mangiavano la cena della Pasqua, da uomini liberi, da uomini che non temevano pericoli né per sé né per chi era loro vicini. E poi Gesù alza i suoi occhi al cielo, rende grazie a Dio, benedice questi pani e questi pesci e chiede agli apostoli di distribuirli. Questa azione di Gesù ci fa comprendere che tutti i doni che noi abbiamo a disposizione vengono da Dio.
che tutte le cose che sono in nostro possesso, nella nostra disponibilità, sono un dono del Signore, che non possiamo usare solo in modo esclusivo e personale, ma che dobbiamo condividere. Fratelli e sorelle, questo episodio noi lo chiamiamo la moltiplicazione dei pani, ma non c'è mai questo termine, piuttosto dovrebbe essere definita la condivisione dei pani. Questo è il vero miracolo, questo è il miracolo che ci introduce nel mondo nuovo, quello in cui siamo tutti figli, quello in cui siamo tutti fratelli, quello dove non vince la logica del mercato, dell'egoismo e dell'interesse personale, ma vince la logica di Dio, che è appunto la condivisione, che è appunto la gratuità, che è appunto il mettere insieme le cose perché non ci sia nessuno troppo ricco e nessuno troppo povero. La risposta di Andrea tante volte è anche la nostra risposta. Sì, Signore, ci piacerebbe, però è impossibile. La condivisione è bella, il mettere in comune le cose è intrigante, ma proprio non è possibile. L'episodio che abbiamo ascoltato e che viene riportato per ben 6 volte nei Vangeli, per quanto veniva considerato importante, ci dice il contrario, fratelli e sorelle. La condivisione è possibile e questo prodigio che ci introduce nel mondo nuovo può essere realizzato, non tanto direttamente da Gesù, quanto da quel bambino che diede a Gesù tutto ciò che aveva, i suoi 5 pani e i suoi 2 pesci. Quel bambino è segno proprio del modo in cui dobbiamo entrare in questa nuova vita. Il bambino è ciò che Gesù ci invita a diventare. Diventate come bambini. Il termine greco usato dall'Evangelista è ragazzo di bottega, proprio l'ultima pedina, l'ultima ruota del carro, quella che tutti comandano e che non ha diritti, ma che ha nel cuore questo grande spirito di fraternità, che ha nel cuore questo grande spirito di condivisione e di gratuità. Lui, quel bambino, compie il prodigio. E se noi diventassimo come quel bambino, noi oggi compiremmo il prodigio del mondo nuovo. E che è possibile, anzi, che è possibilissimo, ce lo dice il fatto che da quei 5 pani e 2 pesci sono avanzate 12 ceste piene di pezzi che non si sono finiti in quel momento. Se noi viviamo nella condivisione, non solo saziamo la fame di tutti, ma addirittura ne avanzerà. Entriamo allora in questa logica nuova, perché se non entriamo in questa logica nuova, Gesù ci lascia soli, Gesù se ne va sul monte da solo, ci lascia con i nostri mezzi umani, che inevitabilmente scopriremo insufficienti perché tutti stiano bene, perché tutti vivano da figli e da fratelli. Entriamo nella logica della Pasqua, entriamo nella logica delle beatitudini e costruiremo un mondo di figli e un mondo di fratelli, non un mondo di nemici, non un mondo di concorrenti, non un mondo in cui uno tenta di fare lo sgambetto all'altro. Ancora buone vacanze a tutti.